Più cura per la nostra terra. Cosa la porta a partecipare a questo corteo? L'amore per la pace e non voglio più che nessuno muoia per la guerra. Io l'idea che ci sono ragazzi che muoiono senza sapere neanche magari il perché o per un'ideologia è una cosa che mi fa piangere. Io sono stanca che le donne facciano carne da macello, dovrebbero per 20 anni non fare più figli. È assurdo che nel 2023 i giovani oggi dovrebbero manifestare per lavorare 4 giorni alla settimana e maschi e femmine lavorare tutti 6 ore al giorno per avere tempo per dedicarsi alla musica, all'arte, a guardare un tramonto e ai figli. Ma si può, perché volendo si potrebbe assolutamente fare. Di questo ne sono assolutamente convinta. Artisti per la pace, può spiegarmi il senso? Sì, sì, siamo un gruppo di artisti che stanno organizzando delle cose contro la guerra e per la pace, contro le armi. Ok? Perciò non siamo venuti io oggi perché tanta gente era all'ultimo momento, non ha dovuto andare via, insomma. Ad ogni modo c'è questa cosa, perciò io ritengo che gli artisti è ora che si muovano, escano dagli studi, dai teatri, dalle altezze dei loro monumenti e diventino gente comune che lotta contro la guerra, che è una molto molto pericolosa. Ma attraverso l'arte o attraverso il movimento per la pace? Attraverso i movimenti, qua dobbiamo scendere insieme a tutti, hai capito? E attraverso anche l'arte, noi faremo dei manifesti e ci accompagneremo a chi fa manifestazioni contro la guerra, hai capito? Che rischia di sfociare in una guerra nucleare. Solidarietà con il popolo ucraino e col popolo russo, che sono i primi a pagarne le conseguenze.